Cecilia Capriotti rivelazioni hot all'Isola dei Famosi 2018 per il suo ritorno in Honduras. Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi sono tornate in Honduras. Inizia per loro una nuova Isola dei Famosi 2018, quella che noi continuiamo a definire una grande pagliacciata. In ogni caso, le due signore sono sbarcate in Honduras dove ad accoglierle c'erano Filippo Nardi e Paola Di Benedetto, felici per questa settimana in dolce compagnia. Sarà il pubblico a scegliere chi votare e quindi anche chi lasciare sull'isola che non c'è, solo in due avranno la possibilità di proseguire questo viaggio. Ma torniamo a noi, fresche come due rose, dopo aver mangiato di tutto in Italia ed essersi dedicate a SP a varie ed eventuali, Cecilia e Nadia tornano con il dente avvelenato e, oltre che sparare subito a zero contro Bianca Azzei, hanno anche altro da dire. Cecilia ci regala persino delle perle hot con delle rivelazioni su quello che ha fatto una volta rientrata a casa a Milano. Cecilia Capriotti torna in Honduras e regala subito delle chicche, rivelazioni hot sulla sua vita privata. La Capriotti, che non ha più il cuore spezzato e che ha già dimenticato frasi come non mi separerò mai più da mia figlia, è fresca come una rosa e raggiante in vista di questa seconda possibilità. Sorridente rivela a Paola quello che ha fatto in Italia, ho mangiato tanto e poi ho fatto l'amore con il mio compagno. Stiamo insieme da 4 anni e alla fine abbiamo provato di tutto, quindi ho pensato, di cambiare, di fare qualcosa di nuovo così magari si eccitava di più e ho iniziato a schiaffeggiarlo. Queste le parole di Cecilia, che però rivela anche che a quanto pare il risultato ottenuto non è stato quello che lei sperava visto che il compagno non ha gradito moltissimo la sua trovata sexy. Succede anche questo sull'Isola dei Famosi 2018 al loro ritorno. Tra le altre cose, sia Nadia che Cecilia hanno subito dato ragione a Paola sparando a zero su Bianca. Nuove alleanze cercasi. Del resto le due persone, che resteranno sull'isola dovranno convivere insieme, meglio iniziare a sparlare dei non presenti.